Curatore della Repubblica di Catanzaro arriva a Palermo a parlare di futuri. Qual è il futuro o quali sono i futuri del Sud Italia e della Calabria secondo te? Io riesco ad essere un filo ottimista. Io penso che per quanto riguarda la Calabria c'è già un cambiamento, c'è già un risveglio da parte della società che incomincia a credere, ad avere speranza. Noi cerchiamo di fare la nostra parte, di ritornare efficiente e più forte il sistema giudiziario, la polizia giudiziaria è di primissimo piano, la gente crede in noi, stanno arrivando centinaia di denunce contro mafiosi, non più solo lettere anonime. Quindi questo ci dà speranza e ci fa pensare che il futuro sarà migliore, quantomeno per la Calabria, ma sicuramente anche per il Sud, perché purtroppo, no, poi dico non è difficile, perché purtroppo siamo ultimi in tutte le graduatorie, quindi non ci rimane altro che sollevarci ed uscire da questo clima plumbeo. Si parla e si è parlato tanto di strategie del silenzio, che sono le strategie con le quali le mafie cercano di abbassare sempre di più il livello culturale e portare sempre più in basso un popolo che fa fatica ad alzarsi. Per combattere questo silenzio, quante voci e quali sono le voci giuste? Ma intanto per combattere il silenzio, prima che le voci, ci vogliono i contenuti, cioè chi parla deve essere credibile, chi parla deve avere una storia alle spalle, deve aver fatto, deve aver dimostrato concretamente che è in grado di fare. Solo in questo modo possiamo essere credibili e quindi dare voce, quindi la gente ci ascolta solo se abbiamo dei contenuti, altrimenti la gente non ci ascolta. Abbiamo terminato adesso la sessione con te. Da quando dalla sala siamo usciti fino a qua, pochi passi, ho avuto qualche 20 persone che mi hanno detto che bello sentirlo parlare, che pancia, che cuore, che bella persona. Tu ovunque vada, anche quando vieni a Palermo, riesci a raccogliere sempre non solo consensi, ma a dare speranza. Ed è esattamente quello che stai dicendo tu. Non ti senti una responsabilità molto grossa e c'è qualcosa di particolare che fai per cercare di aiutare sempre di più a coltivare questa speranza, un po' come le melanzane? Sì, certo, il peso c'è, lo sento, però questo è uno stimolo che mi induce ad essere sempre concentrato, ad essere sempre attento a non deludere la gente, a non deludere le persone. So che ci sono migliaia di persone che credono in noi, quindi non dobbiamo deludere queste migliaia di persone. Infatti, quando qualcuno mi chiede: ma procuratore, lei si candida? Sono il felice procuratore della Repubblica di Catanzaro, state tranquilli, ancora c'è tanto da fare in Calabria e sono più utile come procuratore della Repubblica che come altro. E anche come scrittore, dicevi prima che il tuo ultimo libro è andato alla grande, state per confezionare quello successivo. Che strumento è il libro e il saggio che tu scrivi con Antonio Nicaso? Quanto ti aiuta e quanto ci aiuta? Quanto ci aiuta lo sappiamo, ma quanto aiuta a te come procuratore a lavorare? Ma intanto noi scriviamo tutti i nostri libri partono da una ricerca storica. Per noi scrivere con rigore scientifico e con la leggerezza, tendiamo ad essere leggeri come se fosse un romanzo, come se fosse un qualcosa di leggero, anche se gli argomenti sono pesanti, perché per noi è importante non fare sfoggio di cultura che non abbiamo. A noi interessa che più persone possibili leggano le nostre cose, cioè che entri nella testa della gente il tarlo del dubbio. Cerchiamo di costruire di un'idea, un messaggio, un'informazione, ma è importante che più gente possibili leggano, ascoltano per creare gruppo, perché questo gruppo si sta sempre più ampliando. In qualsiasi parte, quantomeno della Calabria, andiamo, la gente ci segue, stiamo diventando credibili e io sono contento e felice di questo. Stiamo riuscendo ad uscire dal limbo dell'informazione, dal limbo della storia d'Italia. Siamo un po' presuntuosi, lo so, però questo sta accadendo.
Parlano i fatti, dici sempre. Tu hai raccontato come sono 3 anni che stai seduto là a Catanzaro. In questi 3 anni all'inizio qualcuno ha detto sì, vabbè, parla, chiacchiera, ma i fatti dove sono? Hai raccontato i fatti, lo vogliamo riassumere così poi ti lasciamo andare a fare altri fatti? Sì, sostanzialmente noi abbiamo costruito sia sul piano fisico che sul piano dell'organizzazione e soprattutto mentale un ufficio che non c'era. Abbiamo fatto venire nel distretto di Catanzaro tra i migliori investigatori d'Italia, stiamo ottenendo grandi risultati non solo sul piano investigativo ma anche poi sul piano giudiziario, sul piano delle sentenze. Io so che faremo ancora cose più importanti, cose grandi che serviranno, che faranno bene alla salute mentale dei cittadini, dei calabresi, perché la gente, vedrete, si avvicinerà ancora di più a noi e tutti si impegneranno nel sociale, tutti scenderanno in campo.